cercare di capire quello che si muove all'interno. Per quello che ti dico, se Landini ha tirato fuori questo, non l'ha tirato fuori Landini perché è venuto fuori così, l'ha tirato fuori perché il contesto attuale ti dice che bisogna andare verso una certa cosa. Poi magari di capire quello che ci si può saltare fuori, ma c'è un bisogno urgente a sinistra di cominciare a creare qualcosa di solido e qualcosa di valido. Questo lo si può fare. Credo che non è facile, non è facile, però dobbiamo farci anche il discorso a noi. Basta con i piagnistei, io faccio fatica a arrivare a 1.000 euro al mese, non piango, io spero che tutti quanti potrebbero arrivarci. E se io non sono, mi sono, io ho lavorato, ho preso uno stipendio da operaio sempre, dico solo che basta con questo piagnisteo rivolto agli altri, guardiamoci in faccia a noi. Io voglio che noi creiamo, che cominciamo da noi per creare una società di solidarietà, una società che tu stai bene perché hai aiutato un povero disgraziato, non che stai bene perché tu compri la macchina più lunga di quello che c'è il tuo vicino, non che stai bene perché hai fatto vedere il vicino che tu sei più grande di lui, faccio vedere il vicino che io sono più solidale con chi ha bisogno di quello che è. E forse questo, e quando questo lo dico ai ragazzi nella scuola, cioè gli si apre il cuore e mi si apre anche a me il cuore, perché vedi, quando dicono che i giovani sono passivi, io che vado dalle medie fino al liceo ho avuto con dei ragazzi del liceo che quando gli dici così che la solidarietà, che il modo di vivere, che i valori, gli ideali sono quelli che valgono in questo mondo, li vedi che rifioriscono, hai capito? Invece continuamente gli si dice no, gli ideali sono cosa passata, i valori sono cosa passata, tu devi pensa con lì, devi diventare un grande. E quando si dice, e io lo dico sempre ai ragazzi a scuola, e quando si dice che è giusto che un ingegnere, che un avvocato, che un deputato prendano anche soldi di più perché loro hanno studiato 20 anni, io porto anche la mia ragione, che è quella di dire io ho fatto elementari e mi hanno mandato, smettere perché devo andare nei campi a lavorare, figlio di eroi, figlio che ha dato la vita, ma quando tu volevi costruire qualcosa è andato lì che io alla fine degli elementari ho dovuto lasciare perché a casa Cervi, poi sarà diventato un mito, ma per parecchio tempo ci siamo dovuti sobbarcare noi e soprattutto le vedove, mia madre, le mie zie, mio nonno, mio tanti zio Massimo, problemi, tanti. Tutti quelli che erano, che hanno dovuto portare avanti una battaglia, e quando io ho finito l'elementare ho dovuto andare nei campi a lavorare, e tu pensi che per me è stato un divertimento? Come si può dire che chi studia è giusto premiarlo perché ha fatto tante, e chi invece ha cominciato a lavorare a 9-10 anni perché non aveva possibilità? E allora c'è da girare anche questa cosa qua. Io dico che c'è molte cose da girare in questa situazione qua, c'è molto da cambiare. Quando mio padre che racconta la storia, che lui va a militare, poi si scontra con l'ufficiale e lui parte dal paese. Quando lui parte, mio padre che va al paese, sai cos'era? Era segretario dei giovani cattolici di Campiglia del paese, no? Va in Grecia, si scontra con un ufficiale, sarebbe lunga, è tutto scritto nel libro, lui a un certo punto si becca 5 anni di carcere, fa quasi 3 anni di carcere, lui ritorna dicendo che quella è diventata la sua università politica, lui che era segretario dei giovani cattolici si porta addietro il meglio del cattolicesimo, dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assettati, fai al prossimo quello che vorresti fare te, vesti gli ignudi, dai una mano, cioè aiuto, no? La solidarietà è la cosa principale, avere con me, e se li porta dietro, però nella sua università ha trovato contatto con parecchi rifugiati, condannati politici, sì. E lui capisce che oltre che il fatto di essere un buon Vangelo ci vuole anche qualche cosa, e quindi si attacca alla rivoluzione d'ottobre, si attacca a quelli che ti dicono che l'uomo si deve liberare dallo sfruttamento, e questa battaglia qua se la porta dietro fino al giorno che lo fucilano insieme ai fratelli. E questo per dirti che quando lui ritorna a casa, che si mette a discutere con i fratelli, sì. Ma delle serate intere che si discute, che battaglia con i fratelli, che gli fa capire la rivoluzione d'ottobre, gli ideali, il comunismo, cos'è la nuova idea, il nuovo mondo che deve nascere, tutte queste cose qua, la nonna che una sera dai, 2 sere, 3 sere, ritorna la sera, va dentro la stalla che vede questo qua, perché qui, perché Lenin, perché qui, perché là, che sai, eh? E dice lei, detto in dialetto reggiano, dice che
Ma con ragazzi se vuol te. Hai detto ragazzi che è andato via cattolico e sì, sì, ritornato comunista. Con ragazzi se vuol te. Allora io ti dico, quanto aspettiamo noi a voltarci, come diceva mia nonna e come faceva mio padre a quei tempi? Quando diciamo che sono anche loro, i tempi di mio padre erano molto più duri di questi. Per discutere mio padre doveva andare a tagliare l'erba con i contadini, doveva trovarsi nelle stalle, chiusi. Noi adesso possiamo ritrovarci a cena, ai dibattiti, alle battaglie. Com'è che con tutto questo, questa democrazia che potrebbe aiutarci a fare queste cose, non riusciamo ancora a raggiungere qualche cosa di serio? Questo è quello che dovrebbe. Io dico sempre, abbiamo la democrazia è una cosa importante, meglio questa, una democrazia zoppa come la nostra, che qualsiasi altra dittatura, ma ce la dobbiamo lavorare dentro, ma siamo noi che dobbiamo farla camminare. Non vogliamo dire, ti aspetti che ci sia D'Alema, che ci sia Tizio, Caio, Sempronio, che ci sia il presidente, il denaro. Siamo noi che dobbiamo fare la carica, questo è l'incarico che noi abbiamo. Così noi rispettiamo il settantino della resistenza, i nostri compagni che hanno combattuto, se noi prendiamo e continuiamo a combattere queste grandi ingiustizie che abbiamo. Non lo so, lo so che è un mondo complesso, è un mondo è. Comunque, dato di fatto che noi abbiamo perso delle battaglie con la caduta dei paesi dell'est, che hanno peggiorato alla grande quello che c'era, no? Noi abbiamo, ma io dico questo, questa società capitalista ha fatto vedere dove arriva. Allora, questa è una società ingiusta, finché ci saremo cerchiamo di farli in modo che sia il migliore possibile e che possiamo, rispettiamo la Costituzione che non dice quale società, ma rispettiamo la Costituzione, ma se non siamo riusciti a rispettarla e facciamo fatica è perché questo, perché è il capitalismo che non ce lo permette. Condividere. Uno forse anche il nostro immobilismo però, cioè anche l'immobilismo. Il nostro immobilismo e la nostra non partecipazione, no? Ci troviamo più spesso a cena che non a discutere seriamente le cose che dobbiamo discutere, però c'è un dato di fatto di dire che noi queste cose qua lo dice in una società del genere, non lo so, finora ti devo dire che io mi batto. Perché credo che la Costituzione è nata dalla resistenza. Noi diciamo che il primo articolo della Costituzione che dice è una repubblica nata, una repubblica antifascista nata dalla resistenza, fondata sul lavoro, già questo sarebbe un grosso problema quando noi scopriamo che il 40, ti dicono dei dati, 40% dei giovani non lavora. Che io dico, come si può ascoltare una cosa del genere seduti, tranquilli, e poi una cosa del genere, per fare uno scatto dalla sedia da volare per aria un metro, e la Madonna, dopo 70 anni di lotta, dopo tutto quello che è stato, dopo che è stata lotta dei partigiani, dei combattenti, quelli che noi arriviamo oggi, una Costituzione che ha 70 anni di vita che diceva queste cose qua, e arriviamo oggi che tu mi dai questa risposta. E tu mi dici che arriva il Salvatore che salva tutto il mondo e dopo alcuni mesi questo invece del 40 diventa il 42, il 43 e adesso risolviamo tutto e la porta i licenziamenti e i disodati, pensa a te che parole, disodati, sai perché dicono i disodati? Perché se gli avessero detto a questo qua che lui era licenziato e non prendeva la pensione, no? A quello che gli diceva, gli dà un cazzotto in testa che lo mette a sedere. Invece gli ha detto sei un disodato, quando la capì che cavolo vuol dire, per non dire la parolaccia, il disodato, era bella in mezzo alla la rabbia le era già passata, era già fuori, allora quello che dico. E da delinquenti questo comunque. Usare i nostri linguaggi, sì. Quando dico le cose, parla come mangi. Questo anche uno degli altri, come parla come mangi, dì alla gente le cose, ma non parlare mezzo inglese, mezzo francese, mezzo tedesco, parli italiano e se non ce la fai italiano parli in dialetto che magari già può essere la tua lingua, non la lingua straniera che non ci interessa. Però questo è un modo di dire, vogliamo vivere in un modo diverso oppure arriva uno che sa tanto, ecco questo è quello. Io dico, la tecnologia è una cosa importante, se la tecnologia è al servizio dell'uomo per elevare la sua cultura, per elevare il suo senso e la sua voglia di giustizia. Se la tecnologia invece è un'arma che va contro questo, dico io, non mi interessa. Cioè, secondo me c'è andata oltre, la cena ormai se n'è andata, ma non mi interessa. Non c'è problema. Guarda Adelmo, tu fai poi. Per me è stato veramente un onore.
averci scambiato quattro chiacchiere, ma davvero, davvero, cioè è veramente una cosa che mi scalda il cuore, anche nel tuo modo di pensare comunque, perché comunque non è, tu hai detto bene prima, non tanta gente pensa in quel modo lì, cioè c'è troppa invidia, gelosia, l'avarizia, l'avidità, ci sono queste cose qua che rovinano il mondo, invece dovremmo essere un po' tutti come te, secondo me. Ciao, ciao. Niente, guarda, grazie a te, dal fuori orario ad Elmo Cervi, la Iena Operaia, io che libro, conosco il tuo cuore, io che conosco, ecco, il perché tuo io cuore, in questo libro io parlo con il cuore di mio padre, e chi l'ha scritto, Giovanni Zucca, l'ha scritto con il mio cuore, quindi si è combinato una serie di cuori tutti messi insieme. Tutti messi insieme. Interessante. Io prometto veramente che lo prenderò e lo leggerò, perché deve essere veramente. E sperando di vederci la prossima volta, è stato veramente un piacere. Guarda, un'ultima cosa, noi tutto questo filmato lo metteremo su YouTube, sul mio canale La Iena Operaia. Ci dai il permesso di farlo? Ti fa piacere? Ti do il permesso e ti do anche il permesso di togliere se c'è qualcosa che ci do il permesso. No, non tolgo io nulla. Mi fido, no, per dirti, no, no, guarda, se vedi, ascolta, che diventa troppo lungo, che troppo io lungo, no, lo divido in parti, guarda, non mi piace. Lo divido in parti, e sta di fatto che io mi sono sempre ripromesso di non tagliare mai nulla, perché è giusto raccontare la realtà così com'è, secondo buono me. Buono il cattivo. Di cattivo non c'era niente stasera, comunque è stato veramente un grosso piacere. La Iena Operaia, il libro, io che conosco il tuo cuore, prendetelo e leggetelo che ne vale la pena, soprattutto quando sentiamo chi l'ha scritto. Tu quando vuoi cercare, a me mi fa solo piacere. Quindi, senz'altro, senz'altro. Tanto mi trovo i miei email, il telefono. Certo, certo. Meglio telefono, perché l'email non lo... Cioè, proprio, sai cosa dico io per l'email? Quando mi dicono ce l'ha, adesso ho dovuto cambiare perché con questa storia qua, te ne arrivano, che... è il discorso che abbiamo fatto della tecnologia, aiuta, degli amici che mi aiutano, ma fino a poco tempo fa, quando mi dicevano c'ho l'email, io ce l'avevo l'email, ma all'Omassest inverno che ho fatto di salame. Dialetto reggiano, il maiale, ma tu ce l'hai il nimel, ti glevamo con fa di salame sti me. Da fuori orario è tutto.